Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per l'evento Mega Pay to Win. Non posso vincere senza l'R9. Allora, parliamo un attimino. Perché questo titolo? Perché ovviamente subito, diciamo che questa volta non hanno scazzato così tanto. Prendiamo l'evento dei KK. Era fatto male. I primi stage no, ma gli ultimi due erano letteralmente lo schifo. Dello schifo, ok? Soprattutto quello super che senza LR, Goku e Vegeta dovevate portarvi piccolo STR e sperare la benedizione. Era un macello, era un odio. Bene, stavolta è molto più semplice per il semplice motivo che c'è l'esistenza di un certo Gon LR. C'è l'esistenza di un piccolo Gon LR e c'è l'esistenza di C16. Quindi primo turno, trasformazione, e dovete solo sculare un attimino questa cosa. Un Goku in turno e le orb. Il primo stage ovviamente, questo qua è il primo stage. Io intanto ho già una recording già fatta e via, ok? Però sì, il primo stage dovete sculare con Chilai, le orb AGL. Dovete avere Gohan e dovete avere un Goku, fine. Se non avete questo C16, che è il C16 buffer che uscì proprio con Gohan, Rare Summon del cacchio, non l'avete, usate, invece di questo, usate il Super Strike. Eccolo qua, usate lui. Fa la stessa roba senza buffare, però. Fa trasformare Gohan al primo turno. Perché la cosa è buona? Perché Gohan lo potete trasformare istantaneamente al primo turno. Allora, adesso vi faccio vedere un attimino di run. Ovviamente, giusto una cosa, fatemi togliere l'auto lì. Niente, ok, qua non ce l'ho al primo turno, non vado avanti. Comunque andate sempre a prendere il danno. Perché? Andate qui, metà vita. Questa roba servirebbe ad attivare le due nuove standby skill dell'LR. Però questa cosa fa anche attivare Gon al primo turno. Ok, intanto usciamo, vabbè, amen. Continuiamo un attimo a resettare, vi faccio vedere un attimo. Se sculate ci mettete proprio una run in croce, tranquilli. Non è pay to win, non è nulla di che. Dovete solo avere Gon LR se non avete l'LR nuova. Se avete l'LR nuova potrei farlo con l'LR nuova tranquillamente, ma volevo solo far vedere che si fa super easy con Gon, ok? Ok, sarebbe al secondo turno, non va bene. Ah, l'altra peculiarità di questo evento, dovete one-shottare con un colpo solo. Cioè, se voi gli colpite più volte sti PG, non va bene. Dovete proprio ucciderlo con Gohan, fine. In quel caso, ucciderlo con la Genkidama. Allora, vediamo un attimo. Credo che sia tipo una soglia di danno che è quei tot milioni di danno e lo one-shottate. Ok, perfetto. Questo è il turno perfetto. Non c'è il Goku, perderemo un po' di danno, ma abbiamo il buff che va bene comunque alla fine dei conti. Sì, dai, facciamo così, dai. Vediamo se è fattibile. Io l'ho fatta con un Goku in turno senza il buffer, per dire. L'ho fatta con proprio il Goku in turno e basta, quindi. Vabbè. Vediamo, allora. Gohan, trasformati. Ecco qua, perfetto. Trasformazione. Tante orb, buonissimo. Partiamo già benissimo. Vediamo se riusciamo a fare full campo. Dai che ce la possiamo fare full campo, ti prego. Oh, ecco qua, perfetto. Mettiamo così quanto link, così quanto link. Sì, ok. Vabbè, era giusto per capire un attimino se gli posso dare due danni in più. Sta caricando l'ira di Dio, non so neanche quanto sia quello ormai. Non so proprio quanto sia. Va bene, ok, andiamo. Ora deve solo one-shottare. Tanto di difesa ne è abbastanza, state tranquilli. Andate, 39 milioni, io la run che ho fatto erano 44 e ho vinto, ho one-shottato. Ora vediamo un attimo. Boom, è vinta. KO screen, bellissimo quando si può vedere questa. Puff, finito. Questo è lo stage 1, ok? Non ci vuole niente. Lo stage 2 invece è un pochino diverso. Non serve Gohan, serve Kid Goku fisico. Let's go. Ah, no, gli devo togliere... Ok, qua gli devo togliere la minus energy ball. Ok, quindi no, non devo fare sta roba, se no perdo. Ma come funziona? Come funziona? Non ho capito. Come funziona? Ormai ho fatto la cagà, quindi vabbè, resetto. Ma come funziona? Massimo vado di un full power, vediamo. C'è una roba che lo scioglie, fisica. Fatemi pensare. È fisica, non è... Vabbè, c'è Gon Beast. C'è Gon Beast, è full power.
Vado di Broly Physical Lead, ad esempio, mi porto dietro Gambist, mi porto dietro un po' di roba e via. Posso fare quello. Voglio giusto capire come funziona fargli scendere la Minus Energy Ball. Dai, fatemi un attimo resettare qui. Giusto un attimo e andiamo di full power direttamente. Andiamo così, tanto mi posso portare qualcosa che fa trasformare Gohan. Salint è full power, a posto, ok. Allora, andiamo a fare subito il team. Non sto neanche a tagliare perché proprio guardiamo assieme qualche idea, no? Allora, se noi dobbiamo andare di full power, andiamo intanto lead Broly. Ci portiamo dietro Gohan, comunque è dentro alla lead, quindi portiamocelo dietro. No problem, ok. Poi ci portiamo Gohan Beast. Andiamo poi di biscotto e via. Possiamo fare Gohan Beast, ad esempio. Poi. Goku Tech per tankare. Sì, anche per attivare la roba, ovviamente, per Gohan. Ci deve essere il coso. L'unica cosa è... Fatemi pensare. No, vabbè, ma chi se ne frega? Tanto è int. Ma credo che la Minus Energy Ball si... Stavo cercando di vedere prima. Sembrava che andava giù solamente con... le special di chi sembrava. Boh, vabbè. Comunque, Salint ce lo portiamo per la trasformazione di Gohan. Ok, così ci assicuriamo che si può trasformare. E poi... Mancherebbe un PG. Chi mi porto? Ma un buff generale. Dai, Goku Kaioken fisico, quello free to play. Buffiamo. E a sto punto, boh, proviamo con la nuccata, però proviamo a nuccare solamente quando abbiamo tolto la Minus Energy Ball, perché sembrava resistere a tutto, quindi... dai, proviamo così. Vediamo in questo modo, dai, vediamo. Prendo il danno per trasformare Gohan subito? Ci può anche stare, effettivamente. Sì, lo trasformo subito. No, non posso però, perché non ho C16, ho Cell. Ma andiamo con tranquillità in questo, dai. Andiamo senza trasformare Gohan subito. Cioè, è la meccanica in realtà fatta più che altro... Non sarebbe fatta per Gohan, è fatta solo per attivare la standby skill dei PG, quindi vabbè. Allora, andiamo così. Andiamo tranquillamente in questo modo. 24 key, ok. Goku, andiamo così. Gohan, gli diamo tutte ste orbe e via. Ok, vediamo un pochino. Ah, Minus Energy Ball subito, special. Beh, dovrebbe tankarsela tranquillamente, quindi... Yeah, infatti. Allora, vediamo un attimo. Voglio giusto capire una roba. Fatemi vedere la Minus Energy Ball, perché non stavo capendo prima. Ok, scende con la Kamehameha. Vediamo se con la 12 Mixed potrebbe dire no. Ok, non scende. Un attimo solo. No, scende anche così, ok. Quindi dobbiamo togliere la Minus Energy Ball e poi possiamo one-shottare. Credo che sia così la cosa. Vabbè, vediamo. Tanta una cavolata alla fine, Non sembra essere super mega impossibile. Però si può fare anche con Kid Goku. Non siete obbligati a Goku Full Power, Però ora stiamo andando di Full Power. Cioè, se non sbaglio, potete scegliere GT Hero comunque come lead. Quindi potete andare anche in quel modo. Fate con Kid Goku, Kid Goku tranquillamente scioglie poi. Ok. Scende, ma ci mette un po', Ci mette un po' a scendere, un po' una rottura quella. Ok, a metà la Minus Energy Ball. Inizio a immaginare, no? Togliete la Minus Energy Ball e poi potete one-shottare. Tipo, avete un turno per one-shottare, una roba del genere. E se va bene, prossimo turno... ci può stare. Teniamo Goku. Va bene, andiamo. Andiamo così. Quel Goku là mi spaventa, ma va bene comunque. Certo, ripeto, mettere Goku Tech contro l'evento Int è da cattivoni, però va bene comunque. Ok, full boostato. Ce lo prende il full boostino, ci sta. Allora, vediamo un attimo quanto scende. Ok, sta scendendo. Non lo so se ce la facciamo a toglierla tutta in questo turno. È che voglio capire se... Se devo togliere la Minus Energy Ball e poi one-shottarlo, no? Ma non mi sembra comunque difficile sta roba, con tutta la sincerità, anzi, è molto semplice. Oh, quasi è andato. Ok. Vediamo il danno su Broly. Ok, no problem. Ecco qua, Goku full power, se mi fa un addino, giusto uno, Solo per...
L'ho tolta? Ok, gliel'ho tolta. Ok. Ora devo... Ah, ora cambia colore. Ok, ora cambia colore. Io ci provo a farla one shotata magica. Proviamo. Andiamo. Perfetto, 23 orb. Proviamo con Gambist. Vediamo un attimino. Immagino che lo dobbiamo one shotare, eh. Proprio one shotata veloce, singolo colpo, boom. Vediamo. Vediamo. Ah, conto, ok. Attenzione, ok. Potrebbe poi one shotare lui, ok. Prova che conto e poi ti uccido. Non so se 20 milioni bastano. Con Gon forse però comunque è fattibile. Kid Goku anche, tranquillamente. Giusto per il fattore... Ok, l'ho ucciso. Pay to win! Non si fa senza l'unità nuova! Questa volta è una cavolata e basta. Quello dei KK era cattivo. Sono sincero, non avevo le unità nuove, era cattivo. Questa è una stronzata. Fine. Questa ragazza è una stronzata. È una stronzata. Ho fatto anche le missioni, ho fatto tutto. Boom. Perfetto. Ragazzi, prese tutte le missioni, 23 stone e tutto. È una stronzata. Lo potete fare tranquillamente senza le LR nuove. Quindi se avete shaftato, potete andare tranquillamente... Sì. Anche con Kid Goku. Ma giusto per farvi capire, voi il friend lo potete cambiare. GT Hero. Boh, andate di GT Hero e vi mettete Kid Goku fisico. Lo uccidete con Kid Goku fisico. Se sono bastati 20 milioni, Kid Goku fisico con gli item ne fa molti di più. Quindi andate tranquilli. È una vera e propria cazzata. Ok? È una cazzata. Immagino che qua no, non avevo cambiato, ma tanto... Sì, c'è Busaga se volete... Ok, vabbè. Comunque, a prescindere, ragazzi, è veramente una cavolata. Va bene lamentarsi sull'evento che fa schifo. Quello dei KK faceva veramente schifo, ma questo si fa con proprio una tranquillità senza avere nessun tipo di... Oh mio Dio, no, è impossibile. No, si fa. Si fa, è veramente stupido da fare. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.